Noi ci chiediamo come si diventa bravo mediatore. È una domanda sicuramente che è difficile a cui rispondere in un modo serio e adeguato. Possiamo però formulare qualche considerazione per consentire di, cioè per contribuire ad affermare un sistema culturale sull'uso della mediazione. E pertanto le aree su cui si può intervenire secondo il nostro osservatorio sono quelle che riguardano la formazione di base, quella sull'organizzazione degli organismi e sulla gestione dei procedimenti di mediazione e per finire quella sulla formazione continua dei mediatori e sul loro modo di operare nella gestione materiale dei conflitti. Riguardo alla formazione di base, abbiamo ragione di ritenere che i corsi attuali, peraltro tenuti prevalentemente da docenti universitari e non privi di esperienza pratica nella gestione della, e risoluzione delle controversie civili, non offrono validamente una formazione sufficiente per avvicinare il neomediatore al giusto approccio nella gestione dei procedimenti. L'attuale programma ministeriale, che prevede lezioni teoriche e pratiche per un ammontare di 50 ore, ripartite tra lo studio della normativa, le tecniche sulla gestione dei conflitti e la prova d'esame, a nostro avviso dovrebbero essere raddoppiate, integrandolo con altre 50 ore, con lezioni tenute da docenti mediatori con un'esperienza almeno di 50 ore, di almeno di 50 procedimenti gestiti e conclusi con l'accordo delle parti. Questo per dar modo di consentire una certa esperienza pratica nell'insegnare il modo di gestire i procedimenti. Riteniamo che una solida formazione fornita da questi docenti costituirà sicuramente per il mediatore un'ottima base per iniziare la sua attività. Per quanto riguarda gli organismi di mediazione civile, abbiamo rilevato che attualmente, salvo qualche eccezione, la stragrande maggioranza di questi sono privi di una valida struttura organizzativa e sono privi anche di specialisti della mediazione, cioè esperti competenti e preparati. Di fatto avviene che i mediatori si occupano di qualunque tipo di procedimento senza una competenza specifica. Non viene pertanto applicato quel criterio di ripartizione degli affari, così come suggerito dal decreto interministeriale numero 145 del 2011. Sarebbe auspicabile che gli organismi si strutturassero al fine di formare specialisti sulla mediazione, per esempio raggruppandoli ciascuno per materia. Il nostro organismo da circa un anno ha avviato con fatica un processo simile che prevede la costituzione di alcuni dipartimenti divisi per materie di competenza, ciascuno dei quali ha i propri mediatori che gestiscono le mediazioni. In tal modo si ritiene di dare l'attuazione alla direttiva ministeriale. Nel nostro organismo, tra l'altro, che si occupa, per esempio nel nostro organismo, chi si occupa di materia condominiale non potrà gestire quelli che riguardano il risarcimento del danno da responsabilità medica. Abbiamo inoltre costituito e accreditato consulenti tecnici del mediatore, una sorta di albo come quello che troviamo nel tribunale, da nominarsi previo consenso delle parti per supportare il mediatore nelle questioni di particolare complessità, come per esempio la materia di risarcimento del danno da responsabilità medica, sulla circolazione dei veicoli o natanti. Possiamo andare a vedere quel caso che riguarda il risarcimento ai passeggeri della nave Costa Crociere incagliata in prossimità delle coste dell'isola del Giglio. Per quanto riguarda la formazione continua del mediatore e il suo modus operandi nella gestione delle controversie, la formazione del mediatore passa non solo da quella obbligatoria biennale, ma anche dal proprio arricchimento culturale che avviene con la frequentazione di convegni, con la lettura di libri e le ricerche pubblicate dagli studiosi della mediazione. Si forma la cultura anche con lo studio e la disamina della giurisprudenza che via via si sta formando e consolidando, e per finire dal confronto costante con i propri colleghi, appartenenti anche agli altri organismi. Per concludere, qualche suggerimento ai mediatori.
Il mediatore deve esaminare la questione sforzandosi di individuare gli aspetti motivazionali piuttosto che quelli giuridici. Non deve fare valutazioni personali che possono sviarlo da una visione oggettiva e imparziale del procedimento. Deve inoltre conquistarsi la fiducia delle parti e dei legali. Dovrà saper ascoltare pazientemente le ragioni delle singole parti, trasmettere autorevolezza e proporre a ciascuna di formulare possibilmente una soluzione tenendo conto degli interessi dell'altra parte. Grazie. Come devo rispondere? Non c'è scritto nei manuali o come la penso io? Tutte e due risposte diverse. 7 secondi e 7 secondi. Per avvicinarsi alla mediazione, questo, su questo sono un po' drastico, insomma, bisogna cominciare dalla negoziazione. In America non si può fare all'università l'esame di mediazione se prima non si è superato quello di negoziazione. Due, la questione della competenza specifica. Io già l'ho detto 10 volte alla dottoressa Iannini l'anno scorso. Io sono radicalmente contrario, ecco, tanto per essere chiaro, alla preparazione specifica nelle materie dei vari settori. Per un motivo semplice, che se uno si mette a studiare una materia, poi automaticamente gira la testa nel chi si è comportato bene secondo i dettami di quella materia e chi si è comportato male. E che significa mettere un giudizio? Cioè l'esatto contrario della mediazione. In modo tale che quello che ancora oggi purtroppo nella mediazione è visto come un passo obbligato all'interno di un percorso di lite possa diventare un passo vincente, e quindi la formazione è indispensabile a mio giudizio per aggiungere valore al ruolo del mediatore. Grazie dottor Boccanera, è stato nei tempi, perfetto. Professore Dia. La qualità della formazione è un argomento che abbiamo già toccato diverse volte, anche il sottoscritto nel forum pregresso
come relatore. E sono assolutamente in sintonia col professor Quinto, che dice giustamente che nella formazione, che ovviamente va ampliata e approfondita, bisogna prima partire dalle tecniche di negoziazione per poi conoscere le tecniche di mediazione, perché un buon mediatore dovrà essere prima un buon negoziatore, e se non conosce le dinamiche e l'interazione della negoziazione non potrà mai fare una mediazione. Grazie professor Lia. Dottoressa Elena Gianfredo. Io sono pienamente favorevole con l'intervento appena fatto e credo che sia fondamentale un po' tutto, è chiaro, comunicazione, metodo e tutto quello che comunque porta a un buon esito della mediazione. Grazie dottoressa Gianfrido.